Buonasera da 0766news.it, sul nostro sito web, il TG web di oggi, 10 dicembre 2015. Naturalmente tutto sarà ancora incentrato sul caso del suicidio di Luigino D'Angelo, il pensionato dipendente Enel che ha fatto questo clamoroso gesto una settimana fa. Sui nostri piccoli servizi di ieri e sul servizio procurato dei colleghi di Mediaset, oggi Civitavecchia è su tutti i siti web, su tutti i telegiornali, le aperture da tutte le parti, grazie anche a questo nostro piccolo interessamento insieme al direttore di Etruria News, Paolo Giallorenzo. Per quanto riguarda il servizio di oggi, adesso passeremo a una breve lettura di qualche notizia diversa, è incentrato sul ricordo della persona dello scomparso D'Angelo da parte di Franco Bagaglia, un suo carissimo amico, anzi lo scomparso era un allievo per quanto riguarda l'informatica dello stesso Bagaglia, e poi la prima testimonianza in diretta della famiglia Vergati. Vergati è un ex dipendente pensionato della Banca Etruria, anche lui tra virgolette truffato con queste obbligazioni, pezzi di carta che sono rimasti in mano sia a lui ma sia anche a alcuni suoi familiari. E piano piano spiegheremo come tutta Civitavecchia, quasi ogni famiglia, incomincia ad avere qualche problema con le obbligazioni di questa banca, cioè in pratica con dei pezzi di carta che non si tramuteranno mai in soldi. Detto questo, passiamo alle prime notizie, cioè l'assessore Pantanelli ci dice importanti passi avanti nell'efficienza e nella trasparenza, ci hanno informatizzando i lavori pubblici e quindi potremo vedere tramite il web tutte le procedure tramite affidamenti non a evidenza pubblica, le gare di appalto, i procedimenti di affidamento, la gestione e procedimenti e monitoraggio, i programmi triennali e tutto quant'altro. E speriamo che queste belle parole a 2 anni circa, 1 anno e mezzo circa dall'insediamento in questo assessorato si possano tramutare in realtà. Per il momento, per quanto riguarda lo stesso Pantanelli, abbiamo qualche dubbio poi da chiedergli se mai si farà intervistare, perché è un mese che si sta negando ai nostri microfoni. Invece la situazione dei De Orso, la situazione delle casette di legno e altre situazioni che sono attinenti al suo assessorato. Per la CNA, Alessio Germondi, il presidente cittadino e vicepresidente regionale del CNA di Viterbo e Civitavecchia, tassazione ridotta del 3,10% con la deducibilità totale dell'IMU sugli immobili strumentali. Anche qui siamo fine anno, c'è il pagamento di queste tasse che incidono moltissimo per quanto riguarda le aziende italiane, per cui anche quelle civitavecchiesi non se ne fanno meno, ma è importante che con questa tassazione, spiega Gismondo, si possano recuperare questo 3,10% con la deducibilità fiscale degli immobili strumentali. Poi è stata ricordata una grande partecipazione all'incontro con Stefania Craxi, che si è svolto nel fine settimana, ricordando la figura di Bettino Craxi, l'importante statista socialista del nostro paese, una persona che con la sua fermezza è stata ricordata la notte di Sigonella, che ricordiamo a chi non sa che cos'è o non se lo ricorda più. È stato quando è stato bloccato l'intervento degli americani nella nostra base per andare a prendere i sequestratori dell'Achille Lauro e altre situazioni. Quindi è stata un fiero opposizione rivendicando il suolo italiano, la sovranità dell'Italia nell'aeroporto militare di Sigonella, dove già gli americani volevano intervenire per portarsi via i rapitori e poi dell'americano poi ucciso sulla faccenda della nave Achille Lauro. Poi l'Unione Musicale Civitavecchiese ha organizzato vari appuntamenti, il primo concerto si sarà anche con Max Petronilli il 12 dicembre presso la sede di Via Bramante, un po' di canti tratti dall'ultimo suo album, poi il 17 dicembre alla Cattedrale, il 20 dicembre invece alla Chiesa San Francesco di Paola, a favore dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, e poi il 23 dicembre l'altro concerto sempre verso a via Bramante, la loro sede, la Quicksand Band. Queste sono le varie notizie. Sullo sport ovviamente saremo molto più
precisi domani, che è venerdì, e quindi con tutte le anticipazioni del weekend sportivo. Adesso, prima di passare alla prima intervista, quella con Franco Bagaglia, un piccolo intervento pubblicitario. Ovunque in Italia c'è un Conad e ogni suo socio è un imprenditore che per il proprio lavoro non dorme la notte, che sulla qualità non chiude mai un occhio e sulla convenienza poi è sempre il più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Conad, persone oltre le cose. Question time di oggi è ancora un approfondimento per quanto riguarda la questione del pensionato suicidio rispetto ai soldi persi nei risparmi di una vita in banca, ma l'aspetto di oggi vogliamo ricordarlo per quello che era, c'è cioè una persona normalissima con uno dei tanti amici che ha qui a Civitavecchia, Franco Bagaglia, che è stato anche il primo appena saputa la notizia che ha postato su Facebook un suo ricordo. Quindi intanto quindi diamo i tempi, tempo, quindi 30 novembre, 1 dicembre, la prima notizia di questo fatto. Sì, in effetti, quando una signora, una nostra comune amica, mi ha telefonato dicendomi quello che era successo, ovviamente, superato il primo momento di incredulità, il mio cervello ha cominciato a viaggiare sulle problematiche delle banche, sulla situazione in cui siamo costretti, a vivere, su tanti altri aspetti. E mi è venuto di getto questo post. E dopo averlo confermato, sinceramente devo dire che mi sono un po' pentito, anche se non ho messo nome e cognome, perché mi sembrava un attimino un modo di offendere oppure di anticipare troppo i tempi rispetto a un corpo ancora troppo caldo. Però non ce l'ho fatta e sinceramente è stato più forte di me il desiderio di scrivere un ricordo, soprattutto di una persona e di una famiglia che sono caratterizzati da un'affabilità, da una sensibilità incredibile. Io ho frequentato la loro casa per molto tempo e lui, oltre a dilettarsi, a suonare nella banda del Imparare a suonare il Civitavecchio trombone, il comunque. trombone, stava in pensione e stava vivendo un momento di serenità, fatto salvo qualche incidente, diciamo, di percorso. E noi ci incontravamo molto spesso per problemi informatici, perché lui era una persona innanzitutto molto generosa, ma soprattutto molto pignola e meticolosa. Tant'è vero, io sempre gli dicevo quando andavo a trovarlo, perché aveva un problema di tipo informatico, tu sei tra i miei allievi quello che mi crei più difficoltà, perché voleva conoscere tutto per filo e per segno, voleva riprovare, insomma, era una persona molto attenta al particolare. Ecco, quindi io chiuderei questa cosa ricordando e ben specificando che il povero Luigino D'Angelo è una persona tranquilla e normale, quindi la problematica è che è stato poi portato dalla mancanza di rapporto con chi doveva a lui delle spiegazioni a fare questo estremo gesto, diciamo, però non, perché adesso c'è il rischio che la strumentalizzazione dei poteri forti possono dire era già una persona che era a rischio, No, noi, la moglie ci ha assolutamente. dichiarato che dovevano andare a ballare un'ora dopo. Un'ora dopo si stavano vestendo e la moglie, una volta che si era vestita, ha trovato quello che purtroppo ha trovato. Quindi si tratta di una persona che poi oltretutto questo gesto da una persona così meticolosa, così attenta alle esigenze della famiglia, a qualsiasi tipo di azione lui era protagonista, mi giunge oggi ancora più strano, mi crea delle perplessità, cioè come può essere successo un evento del genere, soprattutto, sa, fosse stata una persona molto superficiale, una persona molto credulona, ma lui era completamente No, no, ma diverso da queste l'aspetto da quello che ci caratteristiche. hanno detto i familiari Quindi ieri era che ha avuto rassicurazioni fino al giorno prima. Poi
Poi, trovandosi scoperto proprio perché era meticoloso, perché era informato, ha capito che la situazione non era quella che gli andavano ancora raccontando fino a 48 ore prima, ma che in pratica aveva perso tutto. E la cosa che ha fatto dispiacere tutti e fa dispiacere è la mancanza di rapporto. Questo ce l'ha detto la moglie, tu ci testimoni che lui era una persona tranquillissima, tranquilla, attenta, che voleva ancora imparare, nonostante Voleva, essere già essere andato in sì. pensione. Avremo poi altre testimonianze che ci daranno questo tipo di rapporto malsano che c'è tra le istituzioni, in questo caso una banca, e il cittadino. Grazie per 0766 News. Come avete inteso dalle parole dell'amico Franco Bagaglia sul ricordo di Luigino D'Angelo e quindi la testimonianza diretta di chi ha vissuto con lui fino al giorno prima e ha condiviso varie ore della giornata in questi ultimi anni, anche dopo il pensionamento, ha conferme a memoria della saldezza e della sicuramente non fragilità della psichica del nostro scomparso concittadino D'Angelo, che è stato travolto da questi eventi, ma soprattutto si è sentito bistrattato e maltrattato nei rapporti umani in questa situazione dove ovviamente girano dei soldi, ma non sono poi stata la molla fondamentale per questo tragico gesto. A riprova di questo, sentiamo invece da chi ancora è in vita, da chi ovviamente si sta, tra virgolette, piangendo i propri risparmi, i propri soldi, come è giusto che sia, ma non se ne fa una croce tanto dei soldi, quanto della presa in giro, della situazione strana che si è verificata tra colleghi, possiamo dire così, perché la famiglia interessata è la famiglia Vergati, noto in città come per tante cose che fanno, l'ultima sono giudici di gara nella FIN, ufficiali. Quindi attivi, non persone, diciamo ormai panchinate da qualche parte, però sono persone che sono state indotte 5 anni fa a mettere i propri risparmi in queste obbligazioni ormai famose e tragiche della Banca Etruria, ma poi alla fine volevano tornare indietro, volevano riprendersi i propri soldi anche un anno fa, hanno detto questo e sono stati sconsigliati vivamente perché la cosa era tranquilla, era sicura e alla fine sono stati traditi dagli stessi colleghi, perché questo è quello che è risultato. Sentiamo l'intervento della moglie del signor Vergati. Buon pomeriggio per 0766 News, question time di oggi è sempre sulla questione Banca Etruria, sulle varie problematiche. Abbiamo la signora Daniela Stella in Vergati, Vergati. che oltre ad essere moglie di un ex dipendente della Banca Etruria, è anche una delle cosiddette persone che sono tanto scoperto anche solo a Civitavecchia, tra virgolette truffate, perché in pratica hanno pensato dei soldi buoni e si L'ha sono detto lei ritrovati. truffate, Sì, eh? l'ho detto io truffate, sì, perché quando poi non si chiarisce bene cosa si fa agli altri c'è anche questa possibilità. Quindi raccontiamo un po' la sua storia, insomma, fatte queste cose 5 anni fa, erano titoli 5 già anni anche fa, scadenza. sì. Mio marito 5 anni fa ha fatto questo tipo di obbligazioni, rassicurato giustamente dall'impiegato Titoli, suo ex collega, che mio marito è un pensionato della Banca Popolare, e a distanza di 5 anni ci siamo ritrovati senza nulla, anche se noi un anno fa circa avevamo cercato di poterlo togliere. E quindi Siamo stati persuasi a non farlo, rassicurati che tutto. rassicurati, sì, rassicurati che tanto le cose andavano bene, tutto quello e oggi come oggi ci ritroviamo senza nulla. Diciamo che la vostra fiducia era tanta, in quanto E anche lei che altre persone della dice? famiglia Lei che hanno dice? sottoscritto queste cose. Perfetto, anche altri componenti della mia famiglia hanno sottoscritto questo tipo di obbligazioni, però il risultato è stato questo. Quindi, ricordando i fatti, dipendente, quindi colleghi,
hanno fatto queste cose, hanno continuato a perpetrare, probabilmente anche a loro insaputa, perché io ritengo che ci sia il massimo della disinformazione consentita da Banca Italia per far vendere prodotti finanziari a chi di finanza forse l'ha presa solamente sui libri di scuola, perché poi questi sono i risultati, dando assicurazioni fino alla fine che si potevano comunque prendere e Perfetto, ritirare, e tutto perfetto. questo E il invece. rammarico oggi come oggi è quello che dei risparmiatori, che non gli è caduto niente dal cielo, che con sacrifici si sono messi da parte i soldini per la vecchiaia o per quello che gli pareva a loro, Certo. persone che pagano le tasse, persone oneste, oggi come oggi si ritrovano in questo modo, mentre invece in Italia che ci abbiamo Ci sono i dirigenti e i banchieri che comunque hanno salvato il cosiddetto di dietro, va? Diciamo in maniera tranquilla, però. oggi come oggi ci ritroviamo a salvare i risparmiatori. Certo. Quattro sono le banche oggi incriminate, ce ne sono altre 10-12 in Italia in sofferenza. Quindi io non vorrei lanciare allarmismi, però direi occhio alla penna perché. A tutti, mettetele sotto il Questo l'ha detto la mattone. signora, ma credo che potremmo fare uno sciopero Banca Day, nel senso se tutti andiamo a togliere i soldi, forse queste cose potrebbero essere tolte. Potrebbero essere evitati. Io volevo capire, non era il caso vostro, ma cioè, è stato fatto anche il discorso di ti do un mutuo, ti do No, 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 a un'agevolazione, no, noi né voi sapevano, no, perché voi era un'altra no, situazione, però in no, no. altri casi sappiamo che c'era stato, quindi questo non è il caso vostro. No, 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 no. Quindi, Solo quello proposto però da loro. è logico perché io non è che di finanza mio marito, no, non è che, anche se mi è impiegato di banca, quando noi lavoravamo per Certo. Era meglio perché almeno da consigliati, conoscenza un po' più a posto adesso. ma non lo so. Vabbè, chi l'ha fatto, chi l'ha fatto fare, oggi c'è anche. Gliel'ho detto, il rammarico rimane sempre perché i soldi, dice quello, vanno e Sì, ma vengono. invece Però qua il mettiamo in risalto rammarico il rimane, trattamento personale. ecco, il trattamento personale che noi abbiamo avuto nei confronti della nostra banca e nei confronti del governo italiano. Questo è senz'altro. La ringrazio, signora. Dopo questa testimonianza, che sarà la prima di una lunga serie, perché da quello che abbiamo scoperto, ecco, già nella famiglia Vergati sono due i casi contemporanei di chi ha messo dei soldini, dei propri risparmi in queste obbligazioni, e noi siamo certi che un po' tutta la città, Civitavecchia come Chiusi della Verna, dove anche in televisione già hanno detto che tutti gli abitanti, dal sindaco al parroco, ci hanno rimesso dei soldi, ma ripeto, l'importanza di questi discorsi non sono tanto i soldi che uno se li può anche giocare all'otto o in qualche slot machine perché è consapevole di giocarseli. Qui invece sono state date rassicurazioni che il capitale era garantito, che i soldi stavano lì e maturavano interessi e che magari è stato anche detto che si potevano ritirare prima del tempo, cosa che questa invece è assolutamente impossibile. E poi anche il discorso del rapporto umano di chi ha anche consigliato prima e poi sconsigliato dopo del non fare il disinvestimento, per poi rimanere con un cerino in mano bruciandosi tutte le dita, non solo uno. Quindi questa è questa situazione che a noi ci tocca da vicino come Civitavecchia, però ripetiamo, è diffusa in tutta Italia e verrebbe quasi da dire di fare molta attenzione perché sono altri 10 piccoli istituti bancari in Italia che stanno in sofferenza. Quindi questa situazione che sarà poi sancita dal 1 gennaio in poi, proprio dal discorso di legge vera e propria, può essere un grosso campanello d'allarme. Per cui, come diceva, magari i nostri bisnonni, i nostri avi, sarebbe bene tirar fuori qualcosa, ma diciamo, ma magari se li mettete nel materasso, forse per adesso potrebbe essere la cosa migliore, se non siete proprio sicurissimi e non avete tutte le carte in mano firmate da poter leggere con tranquillità. Buonanotte.